Artista multimediale, regista e designer, pioniere della grafica, soprattutto pubblicitaria. Flavio Campagna, per tutto il Campa, è notissimo a livello internazionale. Ha diretto un video degli U2 e ha realizzato campagne pubblicitarie per colossi mondiali di auto, tecnologia, comunicazione e sport, grazie ad una delle quali è inserito permanentemente al MoMA di New York. I suoi stencil, decorazioni con cui riprodurre immagini in serie da dipingere sulle pareti o supporti, sono ormai un tratto distintivo del suo talento, mentre la sua vita continua a correre tra Parma e Los Angeles. Ho cominciato andando all'Istituto d'Arte Toschi e come volevo fare il fumettista, poi mi sono innamorato della grafica, ho lavorato i primi anni con Augusto Vignali che era il direttore di Fiorucci, ho lavorato con lui 3 anni a Parma, da lì ho deciso di muovermi e andare a Londra dove ho fatto il designer per le riviste di musica e poi da Londra sono tornato in Italia per la morte di mio padre, mi sono fermato a Roma per 5 anni, sempre designer di riviste e poi ho cominciato a lavorare in televisione col famoso Mario Convertino che è stato uno dei primi designer computer graphic del mondo. Dopo 5 anni con Mario a Roma sono andato a Los Angeles, ho trovato lavoro a Hollywood negli studi di Peter Sullivan Design, fare sigle televisive per CBS, NBC e tutti i grandi network e ho fatto anche un video degli U2. A quel punto ho deciso di aprire la mia compagnia, la mia casa di produzione a Venice Beach, con mio fratello come mio executive producer, dove ho vinto l'Emmy, una delle mie pubblicità è nel Museo di Modern Art di New York permanente, ho fatto tantissime campagne per Toyota, Nike e i colossi più grandi. Nel 99 ho deciso di cominciare a viaggiare di nuovo, sono andato 3 mesi ad Amsterdam, 3 mesi a San Francisco, dove ho fatto la campagna di 10 pubblicità per la Hallmark. E poi mi sono trasferito a Bali per un anno, nel 1999, un anno sabbatico, ma a lavorare per la Environmental Bamboo Foundation per aiutare a promuovere il bambù come alternativa al legno per preservare la foresta amazzonica. Da lì mi sono spostato a Sydney, dove ho fatto per 2 anni ancora regista di pubblicità e ho diretto la sigla delle Olimpiadi del 2000. Nel 2001 sono ritornato a Los Angeles tramite mio fratello che mi ha presentato Pietro Scalia, vincitore Oscar, che mi ha presentato Ridley Scott. Ho lavorato sui titoli di testa del film Black Hawk Down del 2001. Nel 2002 sono tornato in Italia per stare con mia figlia, ho vissuto qualche anno qua, ho lavorato per Sky come direttore creativo a Milano e poi quando lei è diventata grande e è andata a vivere a Roma io sono ritornato di nuovo a Los Angeles e da qua, da allora in poi sto facendo molto avanti e indietro. Adesso da 5 anni mi dedico soltanto alla produzione di pittura stencil con la tecnica street art su tele o anche su grandi pareti. Ho completamente abbandonato il lavoro della televisione e mi sono rimesso a fare le cose con le mie mani. E ora gli stencil, le opere di Flavio Campa, campeggiano ormai sia a Parma che in provincia che in mezzo mondo. La prima in termini di pittura è stata quella, il ritratto di Gheddafi come Che Guevara che ho fatto a Roma quando ho cominciato la mia produzione e che è stata la prima opera stencil in grande, diciamo, perché gli stencil prima io li facevo solo in piccolo e ho deciso di usarle come tecnica pittorica. La più grande è quella che ho fatto l'anno scorso a Via d'Angeles, a Via d'Ana, per l'ostello Bortolino, dove ho riprodotto il ritratto di Jack Kerouac, alto 12 metri ed altezza, e quello è il lavoro più grande che ho fatto. Molte opere, delle quali tante legate alla politica, alle vicende nazionali e internazionali. Il mio discorso pittorico artistico è nato come reazione politica a quello che stava succedendo in Italia. È quello che mi ha dato la carica e l'energia di cominciare a fare i primi lavori. Infatti Berlusconi, Travaglio, Saviano, i miei eroi e i miei nemici, diciamo. Da allora ho cominciato a fare una collaborazione con il Fatto Quotidiano che è durata e ogni tanto continuo a fare anche tuttora, però devo dire che negli ultimi 2 anni mi sono un po' allontanato dalla politica e sto invece realizzando cose con altri argomenti anche. La prossima opera che c'è in cantiere qual è? Una grossa parete a downtown a Los Angeles appena torno, che è un progetto già da quando sono partito. Io sono stato qua 3 mesi, ho lavorato in Puglia, ho lavorato a Udine, ho lavorato qui a Parma, un po' di vacanze, un po' di lavoro, adesso però è ora di tornare a quella che considero la mia vera casa, Venice Beach.